Eccoci qui con il pezzo sgrossato e praticamente sui diametri ho lasciato 1 mm di sovrametallo, anche sull'interno, mentre sulle facce ho lasciato 5 decimi. Tutto questo per evitare le deformazioni che si creano durante la sgrossatura. We'll be right back.
lavorare il pezzo e posso ritenermi molto soddisfatto del risultato. Quindi per vedere dove e come verrà montato il pezzo dovete andare sul canale di Beltra Maker. Vi lascio il link del video in descrizione. Apro una parentesi sul canale Beltra Maker. È un canale tuttofare dedicato al fai da te, dove fa costruzioni di ogni tipo e recensioni di attrezzature da lavoro molto interessanti. Tra tutti, mi è piaciuto molto il suo video sulla macchina serigrafica. Quindi vi invito a iscrivervi al suo canale e a guardare in primis il video della flangia portamandrino costruita da me e poi tutti gli altri suoi video. Bene ragazzi, con questo è tutto. Ringrazio il canale Beltra Maker per questa collaborazione, grazie a voi per la visione, vi invito a iscrivervi e a condividere il video perché aiuta tantissimo il canale e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!